Cari amiche e cari amici, seconda parte della presentazione del libro La Preda, che parla del rapporto tra Chiesa e pedofilia. Un'interessantissima inchiesta che adesso andremo a vedere insieme. Seconda parte, buona visione. Sì, tu dicevi perché in Italia nessuno ha fatto un'inchiesta come la racconta il film Spotlight. Perché? Allora, innanzitutto io lo vorrei chiedere a tutti i giornalisti che non sono qui stasera, per esempio, che noi abbiamo invitato, oltre a, voglio dire, i rappresentanti della Chiesa Cattolica. Lo vorrei appunto chiedere ai giornalisti che non sono qui, oltre a chiederlo a tutti i rappresentanti della Chiesa ufficiale, insomma, delle istituzioni ecclesiastiche del Vaticano che abbiamo anche stavolta ripetutamente invitato e che non, insomma, non si sono presentate. Ma non sono molto sorpresa di questo perché io quando ho studiato per fare la giornalista mi ricordo che tra i vari pericoli e le cose da evitare che ci insegnavano alla scuola di Urbino dove c'era il maestro Silvano Rizza, grande direttore, grande giornalista anche lui. Il pericolo è quello dell'autocensura, che è ancora peggiore della censura. Ed è per questo che io ringrazio tantissimo e sono veramente onorata di essere qui. Ringrazio Sara Iannone, che è una donna straordinaria, una donna che con la sua esperienza, la sua leggerezza, la sua simpatia, la sua eleganza, ma anche la sua profondità e la sua grandissima capacità, evidentemente, di comprendere cosa c'è dietro l'apparenza, perché io e Sara ci siamo viste, no, per pochissimo tempo, una prima volta, per parlare di gossip. Quindi, voglio dire, è lei che ha avuto questo pensiero e l'ha portato avanti. Ed è stata così brava a comunicare questo pensiero alla dottoressa Zamboni che ha deciso di ospitarmi qui. E devo dire che io credo che quest'evento, questa sera, in queste circostanze, sia veramente una cosa importante. Cioè, voi siete andati oltre tanti, voglio dire, pseudo-liberali, liberisti, pseudo-progressisti, voglio dire, no? Che magari, ecco, sotto sotto appunto dicono che a Rotary, no, ci sono, voglio dire, i babbioni. No, i babbioni sono coloro che dicono, perché io ho sentito queste frasi che dicono, vabbè, ma se di pedofilia ne parla già il Papa, ma perché ne dobbiamo parlare, no? Cioè, perché questo è quello che viene, cioè, queste sono le risposte. E quindi grazie, grazie davvero e grazie chiaramente a tutti voi che siete qui e che ci state ascoltando. Allora, il libro nasce dall'idea di capire, innanzitutto, come fosse stato possibile che un'intera comunità, in una borgata popolosissima, fosse stata così sapientemente manipolata da parte di questo sacerdote che non era soltanto, non era, sì, non era perché adesso appunto è stato ridotto allo stato laicale, no, non era soltanto un sacerdote di borgata, ma era anche uno di quei preti carismatici, di quei preti manageriali, era economo della curia. Era riuscito a guadagnarsi la fiducia e l'amicizia per interesse, perché quella borgata Selvacandida era un immenso bacino elettorale anche di politici locali e non solo. L'allora sindaco Alemanno lo aveva appena nominato garante per le politiche della famiglia del cioè, pensate, il punto è stato che dopo 2 o 3 giorni l'hanno arrestato e quindi insomma l'incarico è rimasto vacante. Ecco, io mi chiedevo come fosse possibile che
questa persona fosse riuscita per 30 anni della sua vita all'interno della comunità cattolica, perché Don Ruggero Conti viene condannato e giudicato per aver violentato con certezza 7 ragazzini tra i 13 e i 17 anni. Ci sono altri casi che sono prescritti, e quindi per cui non è stato, appunto, non è stata emessa una sentenza. E poi ci sono tanti altri casi che sono solo supposti, ma che sono assolutamente, è assolutamente verosimile pensare che ci siano stati, perché lui ha iniziato da quando era addirittura diacono a circuire quelli che erano le sue prede. Le sue prede chi erano? Erano ragazzi che venivano da situazioni familiari dove neanche più di tanto disagiate, perché il protagonista del libro, che si chiama Vasco e che io ho intervistato prima di scrivere, prima di tradurre le sue confessioni in queste pagine, ho intervistato ogni sabato, noi ci vedevamo e in macchina, io accendevo il registratore, ci fermavamo al parcheggio, quello di Circonvallazione Cornelia, e lui parlava e raccontava, di sé, raccontava dei suoi rapporti con Don Ruggero, non rapporti sessuali, insomma, di sta roba me l'ha detta molto poco, perché insomma era abbastanza pesante, poi insomma non è che c'era molto tanto da raccontare, neanche io volevo sapere, ma il suo rapporto umano, perché io non riuscivo a capire, no? Com'è possibile, perché questo ragazzo, come gli altri, ha subito violenze per 2 anni, no? Ma senza che le violenze fossero per 2 anni, no? Ma senza che le violenze fossero violenze fisiche, cioè lui non veniva obbligato né da ricatti, né da minacce, né da violenze fisiche a tornare dal prete e a farsi violentare, eppure questo avveniva sistematicamente, e avveniva perché? Perché questo ragazzo, come tutti gli altri ragazzi, erano ragazzi che in questo prete avevano pensato di trovare il padre nel vero senso il padre, sia con la P minuscola che con la P maiuscola, che avevano, di cui in quel momento avevano bisogno. E chiaramente nell'assenza di figure genitoriali adeguate, chiaramente nella piena crisi adolescenziale, chiaramente in un'età in cui c'è un'identità sessuale che è ancora in una fase esplorativa e che quindi non è pronta, non è in grado di sostenere determinate aggressioni, perché pure questo è il punto, no? Perché non si può dire, ah no, però lui ci stava, ragazzi, questo aveva 14 anni, 13 anni, a 13 anni tu non sei in grado di poter dire se una cosa la vuoi o non la vuoi, ed è per questo che è una violenza, cioè non c'è una... Perdonami, una Angela, complicità. È vero, no? Ma soprattutto quando questa violenza ti arriva da una persona che tu ami, a cui vuoi bene, di cui ti fidi, perché è complicato poi capire il limite fra il bene e il male. Quindi certo, certo, ma non solo, è drammatico ed è devastante la situazione in cui tu stai 5 minuti prima abbracciando su un divano, come hai sempre fatto, il tuo papà, anche se magari non è il tuo papà naturale, però tu questo così lo consideri, e poi questo papà a un certo punto, ecco, si trasforma. E chiaramente tutto questo in un contesto in cui questo sacerdote era giustamente osannato e portato come un idolo dalla comunità, perché era una persona straordinaria dal punto di vista pratico, tant'è che quando lo hanno arrestato con delle accuse pesantissime, ci sono state fiaccolate, ci sono state manifestazioni di solidarietà, folti gruppi di innocentisti addirittura hanno organizzato dei cori sotto Regina Coeli invocando la liberazione. Anche durante il processo ci sono state sceneggiate indicibili, gente che sputava in faccia alle vittime, ai testimoni. E attenzione,
perché questo libro io l'ho voluto scrivere e vorrei tanto che venisse letto, non perché insomma, per cantarcela e suonarcela da sole e dire ecco vedete i sacerdoti, ecco sono tutti così, primo perché io vengo da un'educazione cattolica e personalmente la Chiesa cattolica mi ha fatto del bene, ma non nel senso così, voglio dire, figurato, ma nel senso pratico, nel senso che io sono stata aiutata dalla Chiesa anche per la mia carriera, perché faccio parte di Villa Nazareth, che è la comunità fondata da Domenico Tardini, che è una comunità che fu fondata negli anni 70 proprio per sostenere i talenti, così veniva, insomma, si chiamano, padre Raffaele, di chi aveva il talento e magari non aveva dietro, no, delle famiglie ricche che potessero sostenere dei talenti. E io sono entrata in questa comunità facendo un concorso dopo l'università, ho vinto questo concorso e voi pensate che questa comunità, Villa Nazareth, Fondazione Domenico Tardini, mi ha finanziato viaggi all'estero, mi ha pagato i libri all'università, mi ha finanziato stage, mi ha finanziato per esempio un viaggio in Cina che ho fatto nel 2005, dopo il quale ho realizzato un reportage straordinario che ho pubblicato sull'Espresso sulla Chiesa Cattolica clandestina. Ecco, quindi io sono grata alla Chiesa Cattolica in sé. E perché ho scritto questo libro? Perché da, diciamo, quella ex cattolica praticante che ero, perché adesso non lo sono più praticante, io comunque mi sono anche immedesimata in questo ragazzo, no? Perché io ho fatto i Boy Scout, e quindi voglio dire, cioè io pensavo, certo io a quell'età, no? Cioè io come mai avrei potuto pensare che il prete, che io vedevo come una figura, voglio dire, assolutamente neutra, potesse essere... Voglio dire, esatto, una persona malvagia. E quindi io mi sono immedesimata più che nella figura di madre, mi sono immedesimata nella figura, diciamo, di adolescente che sono stata e di cattolica che sono stata. E mentre scrivevo cercavo di capire che cosa succedeva e che cosa succede continuamente, perché la borgata di Selva Candida non è altro che una fotocopia della provincia italiana, dove sappiamo ancora quanto la comunità cattolica sia forte, e sappiamo anche quanta ignoranza c'è, anche quanti condizionamenti ci sono, no? E ancora ci si sorprende, no, quando c'è il prete che viene scoperto che va a donne, ma magari io dico, no? Ecco. E chiudo dicendo, insomma, quindi questo libro racconta con una metodologia di lavoro giornalistico assolutamente, perché Sara lo ha definito un romanzo e lo stile è quello del romanzo, però tutto quello che c'è scritto è vero nella misura in cui sono racconti di Vasco, del protagonista, che io chiaramente ho rielaborato in maniera letteraria e ho fatto finta che Vasco me li stesse raccontando in quel momento mentre i fatti succedevano. E poi c'è un resoconto in terza persona dove io mi rimetto nei panni del narratore e racconto la storia corale, no? Sulla base invece non più delle confessioni di Vasco, ma di che cosa? Degli atti giudiziari, del processo. E quindi io faccio parlare anche tutti i protagonisti, e quindi vediamo che cosa succede agli altri ragazzi, che cosa li accomuna, come si è comportato il vescovo, ecco questo vescovo che sapeva e non ha fatto nulla perché non era sicuro, perché Don Ruggero era tanto bravo, e poi le suore e la perpetua, no? che vedeva questi movimenti strani a casa del prete e andava via, no?
sempre, voglio dire, al momento giusto. E i genitori di questi ragazzi che non vedevano, facevano finta di non vedere, che non si chiedevano il perché di, comunque, di sintomi di disagio dei figli e i ragazzi, e anche i genitori dopo che hanno saputo che i propri figli erano stati abusati. Cioè, questa storia è incredibile perché nessuno ha denunciato, ed è sconvolgente perché questa storia è venuta fuori perché sapete chi ha denunciato? Ha denunciato un prete. Ha denunciato un altro prete, un altro sacerdote che ha visto una scena che non doveva vedere dentro il confessionale, ha denunciato. Dopo che erano 10-15 anni che queste cose succedevano, dopo che si erano diffuse già delle voci, dopo che qualcuno scriveva sui muri della parrocchia frasi contro il prete pedofilo, dopo che si mormorava, non denunciava nessuno, ha denunciato un prete. A quel punto i carabinieri, sulla base della denuncia del prete, si sono messi a fare l'indagine e hanno cominciato a intercettare i telefoni del prete, hanno cominciato ad incrociare i numeri del prete pedofilo con i ragazzi, hanno cominciato a sentire dei testimoni. Eh sì, effettivamente sì, a me è arrivata questa voce, eh sì, è successo a mio nipote, eh sì, è successo a mio fratello, e a quel punto hanno messo insieme tutte, hanno trovato le prove e l'hanno fermato prima che partisse Don Ruggero Conti per i giochi della gioventù. Stava andando in Australia, si stava portando dietro dei ragazzini, chiaramente era lui che pagava i viaggi, ecco perché poi c'era questo aspetto che lui aiutava le famiglie economicamente, voglio dire, finanziava viaggi, finanziava gite, organizzava eventi, ecco, e quindi c'era anche tutto questo aspetto che chiaramente aveva risucchiato la comunità in questa trappola per questi ragazzi, e lo hanno fermato così. Ecco, e questo è l'epilogo incredibile di tutta questa vicenda, no? Ed è per questo che sinceramente io non capisco perché dopo tanti appelli ancora noi non abbiamo avuto risposta. Cioè, le vittime non hanno avuto risposta, sono stati fatti anche appelli al Santo Padre, sono stati pubblicati articoli su questo. Allora, le vittime non hanno avuto nessun risarcimento, né dal prete che si è dichiarato nulla tenente, no? Né dalla curia che non ha mai risposto alle lettere di questi ragazzi e degli avvocati di questi ragazzi. La Santa Sede, come vedete, tace, no? E quindi l'epilogo drammatico, assurdo, quasi tragicomico direi di questa storia è che da una parte non abbiamo nessun risarcimento per le vittime, dall'altra abbiamo un sacerdote condannato in giudicato a 15 anni che si trova ai domiciliari presso un istituto religioso in quanto ritenuto gravemente depresso. E questo avviene oggi. È avvenuto anni fa, ogni anno c'è un tribunale di sorveglianza che, tranne rari casi, gli ha riconosciuto questa depressione. Io mi sono andata a leggere le perizie che gli hanno fatto ed è veramente esilarante. Cioè, lui al medico racconta che lui sta male, ha questi incubi continui, si sveglia la notte, il suo incubo più grande è quello di andare in galera. No, nel libro ci sono le perizie, le dovete, è veramente una cosa incredibile. Ed è incredibile pure che questo sacerdote, l'ultima volta che era ai domiciliari a Roma, era in una clinica a Genzano per malati psichiatrici. Dico almeno stavi in una clinica, perché poi uno si chiede, ma se stai male non puoi stare in carcere, ma perché stai in convento? Cioè, o stai in ospedale o stai nel centro clinico del carcere, non si capisce perché lui sta in convento, vabbè. E all'epoca però era a Genzano in una clinica, e questa cosa è uscita su tutti i giornali.
A un certo punto, siccome il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che era ogni anno i tribunali di sorveglianza devono decidere se un detenuto può andare o non può andare in galera, a seconda delle sue condizioni di salute se ne fa richiesta, insomma, di scarcerazione. E quindi loro avevano mandato questo perito a fargli la perizia. E il perito aveva detto: no, guarda, tu devi andare in galera perché sei un furbacchione, tu ci stai prendendo in giro, tu non sei affatto depresso, no? Tu stai facendo finta perché vuoi, voglio dire, stare fuori. Quindi va in galera, che fanno? Il tempo che i carabinieri devono andare a notificare a Don Ruggero Conti il provvedimento di carcerazione, lui che fa? Di notte scappa, no? In taxi, e sparisce per 24 ore, no? Poi a un certo punto, quando arriva a Milano, dice che si sente male, si fa ricoverare all'ospedale di Milano, cambia il tribunale di sorveglianza, cambia la competenza per giudicare, un'altra volta fuori. Allora, io mi chiedo, ma tutto ciò, no? Ma secondo voi è normale? Cioè, secondo me è quantomeno un po' stravagante. Ecco, però, oltre a questo noi non possiamo dire, perché voglio dire, Sara, ecco, fate vobis, come, no? Hai ragione, tesoro. Sì, incredibile. E va letto, questo libro assolutamente bisogna leggere. Cari amiche e cari amici, l'unica cosa consolante è che è stato un sacerdote a denunciare. Per esperienza personale e avendo avuto molti amici, ripeto, amici tra i sacerdoti, purtroppo devo dire che anche, ormai mi conoscete chi frequenta il Decimo d'Oro, voglio molto bene alla Chiesa Cattolica, eppure diciamo 7 su 10 vanno a puttane o hanno l'amante e molti purtroppo sono pedofili. E credo che questa situazione non cambierà, uno, se continueranno a stare queste lobby proprio in Vaticano, lobby gay che hanno un potere enorme, al punto che ci sono alcuni di questi vescovi che la sera si fanno chiamare con nome femminile, e non me lo sto inventando questa cosa. E poi questa scelleratezza che ancora viene praticata oggi, perché per quello dicevo non è cambiato niente, perché prima questi sacerdoti venivano spostati, e io sono stato testimone anche di questo, perché ripeto, ho avuto molti amici sacerdoti, e quindi il problema si spostava da un'altra parte, veniva beccato un sacerdote pedofilo che aveva creava scandali sessuali, si limitavano a spostarlo in un'altra zona. Adesso che è cambiato? È cambiato questo fatto che alcuni denunciano, ma c'è questa storia della depressione. E quindi questi carcere non lo fanno, perché vanno a curarsi in conventi e quindi sono sempre a piede libero. Si fanno una clausura, invece di stare in carcere in bellissimi conventi, col giardino, purtroppo la situazione è questa qua. Bene, cari amiche e cari amici, pollice su per il mio lavoro, incollati al Decimo Toro, ci vediamo nella terza parte, La Preda. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.